Quando sei in spiaggia e lei è di fianco a te e si alza, ti arriva la sabbia negli occhi. È inevitabile. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. C'è vento e mi faccio aiutare dal microfono. Proprio in questi giorni mi è capitato in diverse occasioni. Siamo stesi vicini sulla sabbia e improvvisamente mia moglie si alza e un po' di sabbia mi arriva negli occhi, che sono sotto vento. Allora, questa piccola cosa mi ha spinto a una serie di riflessioni che voglio condividere con voi. Innanzitutto, la prima è che ci sono delle conseguenze delle quali non possiamo tener conto, anche nell'essere attenti, anche nel voler prestare la massima cura per quello che facciamo. Le nostre azioni comunque comportano degli effetti collaterali dei quali non siamo consapevoli, ma che possono infastidire gli altri, che possono dar fastidio agli altri, che possono generare nervoso, irritazione, addirittura conflitti. Il discorso è semplice, capita spesso sui social, capita con i colleghi, capita con i clienti, capita in famiglia. Qualcosa che tu fai senza volere minimamente danneggiare gli altri, alla fine si ritorce contro gli altri, perché la sabbia la trasporta il vento e il vento c'è sempre. Di che cosa possa essere immagine il vento? Beh, lo lascio a voi la riflessione e il contributo. E quindi allora dovremmo essere ancora più attenti a questo aspetto, ancora più attenti a quello che facciamo, perché forse qualche granello di sabbia in meno riusciamo a spargerlo in giro. Forse se ci rendiamo conto che alzarci di scatto solleva più sabbia, cerchiamo di evitarlo. Non sto parlando di questo, ma sto parlando evidentemente come una metafora, quello che sono le azioni della vita, quello che è il nostro incedere nella vita di tutti i giorni. Nella vita c'è sicuramente il vento, quello che magari fa volare via anche i cappellini, quello che lo senti quando ti soffia addosso, che in prima battuta magari rinfresca, ti fa sentire il raggio del sole, ma che poi alla fine può portare appunto la sabbia sollevata da altri, può portare tante cose, cose belle come il fuoco del mare, come i suoni che arrivano lontani, come una carezza che appunto ti toglie l'arsore del sole, però poi può portare anche appunto fastidi come i granelli di sabbia. E fa parte della vita. Io credo che dobbiamo tenere conto che quando c'è il vento ci sono cose belle e cose meno piacevoli. Ma mi accorgo che adesso sto cascadendo un po' nella, come si chiama, nella eccessiva mielosità. E allora, per dare un colpo d'ala un po' crudo alla fine, beh, a volte quando ci rendiamo conto di aver sollevato la sabbia addosso agli altri, anche senza averlo fatto così espressamente, potremmo anche scusarci. Questo è un settore su cui io sono in grandissima difficoltà. Mi sento molto Fonzie in alcune circostanze, anche perché quando mi è capitato di scusarmi, sì, è vero, la stragrande maggioranza dei casi ha prodotto un effetto positivo, in qualche caso anche un effetto estremamente negativo. E siccome sono permaloso, vanitoso, un po' poco propenso alla